Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questa recensione di Banner Saga. Sono stato contattato dalla Stoic Games in seguito alla mia recensione di Ash of Gods per trattare anche della loro saga, di Banner Saga appunto. Iniziamo oggi a parlare del primo capitolo. Come detto, io ho giocato Banner Saga in seguito ad Ash of Gods, quindi la mia opinione è stata influenzata da quello che ho visto di Ash of Gods. I due titoli sono molto simili. Ash of Gods prende spunto molto ampiamente da Banner Saga. Non diciamo che è un plagio, ma quasi, nel senso che la trama è molto simile, il meccanismo di funzionamento GDR è molto simile, il meccanismo di combattimento è molto simile. Quindi io sono influenzato e la mia recensione sarà influenzata da quello che ho visto di Ash of Gods. Cercherò di essere il più obiettivo possibile, ma sappiatelo. Allora, innanzitutto devo fare un'altra precisazione, ho perso ogni singolo contenuto che avevo registrato di Banner Saga, devo far uscire la prossima settimana la recensione per il secondo episodio, per prepararmi all'uscita poi del terzo, e ho deciso di non riregistrare tutto, quindi parlerò semplicemente a braccio, non sarò interrotto dalle sessioni di gioco. Detto questo, che cos'è Banner Saga? Banner Saga è un gioco di ruolo con una componente di storytelling ispirata ai libri game, quindi con delle scelte molto importanti che hanno delle conseguenze sulla trama. Rigiocare la partita quindi vuol dire che non sempre ci porterà gli stessi risultati. E mischiato a questo c'è una componente di combattimento strategico a turni. Su una scacchiera quadrata con principalmente due tipi di unità differenti. Ci sono i giganti di una determinata razza che si chiamano Arl, che occupano quattro caselle all'interno della scacchiera, e gli umani che invece ne occupano una. Anche per gli avversari ci sono delle unità da quattro caselle e delle unità da una, con delle tipologie di movimenti, quindi, e di gestione degli spazi molto differenti. Il combattimento si struttura in base a vitalità e armatura. Ogni volta che si attacca si può decidere di andare ad attaccare la vitalità o l'armatura. L'armatura funziona come una resistenza al danno nemico, quindi se noi abbiamo 18 di vitalità, che anche corrisponde all'attacco, 18 bisogna poi sottrarre l'armatura, quello sarà il tipo di danno che facciamo. Quindi se un altro avversario ha 10 di armatura faremo 8 di danno, 18 meno 10. Quindi vuol dire che una possibile strategia è anche quella di andare a distruggere prima l'armatura, non faremo del danno, ma andremo a dare la possibilità agli altri membri della squadra di attaccare e distruggere l'armatura. Oppure attaccare la vitalità, perché essendo che la vitalità è connessa strettamente a quello che è l'attacco, è molto importante anche far diminuire presto la vitalità. Perché se la vitalità è di 20 vuol dire che ogni volta fa un attacco di 20. Se noi la portiamo a 10 è già dimezzato anche il danno che dovremo poi ricevere. Il combattimento in più a turni è strutturato in base all'alternanza 1-1 di tutti i componenti delle squadre. Quindi uno dei nostri PG, uno degli avversari, uno dei nostri PG, uno degli avversari, uno dei nostri PG, uno degli avversari. Così finché non finisce la squadra e poi ricomincia. Tutto questo tranne nella modalità Pillage, che si attiva automaticamente quando rimane un solo giocatore, cioè un solo PG all'interno della scacchiera, dell'area di combattimento. A quel punto tutti attaccano, poi attacca lui, tutti attaccano, poi attacca lui. Questo tipo di combattimento è davvero molto molto bello e dà una possibilità strategica con delle regole comunque molto molto semplici. Oltre a questo ci sono delle abilità caratteristiche di ogni classe che sono molto interessanti, ma purtroppo nel mio gameplay ho sfruttato assai poco. L'unica pecca che devo dire riguardo al combattimento è che ci sono poche unità nemiche. Cioè quasi sempre ci troviamo di fronte agli stessi tipi di avversari e dobbiamo combattere contro di loro con delle strategie sempre molto simili. Mentre invece qua non posso che fare il paragone con Ash of Gods, dove le unità nemiche erano molto differenti, c'erano delle razze diverse, potevamo trovare dei briganti o dei
degli ends, tutti con più o meno la stessa probabilità, e quindi c'è cioè, la stessa distribuzione all'interno del gioco, e quindi era un pochettino più intrigante, ecco. La trama è davvero molto ben fatta, molto ben gestita, originale, ha un'ispirazione nordica, ecco, delle saghe dei vichinghi, anche come divinità e via dicendo. L'ambientazione appunto è anche in un paesaggio molto legato al mare, molto legato a un fenomeno di... non un fenomeno, proprio a un clima freddo, nevoso e via dicendo. Ha una durata non particolarmente lunga, 10 ore, ma anche perché è concepito per essere diviso appunto nei tre capitoli, Banner Saga 1, Banner Saga 2, Banner Saga 3. Infatti non viene a completarsi tutta la vicenda all'interno di questo capitolo. La grafica mi è davvero molto piaciuta, è uno stile che può piacere o non piacere. A me piace davvero, è strettamente bidimensionale, con qualche rara eccezione, ma... fa davvero immedesimare molto in questa ambientazione fantasy vichinga. E mentre invece per quanto riguarda il sonoro, diciamo che non mi ha colpito particolarmente. Non ci sono delle, non è una colonna sonora particolarmente accattivante e non resta particolarmente alla memoria. Detto questo, io consiglio assolutamente Banner Saga. Lo consiglio perché è un ottimo gioco di ruolo, è un ottimo gioco di ruolo che dà anche una componente strategica, una componente di ragionamento senza sfumare sull'action, e in più per la componente di storytelling, di scelte che influenzano il dipanarsi della vicenda. E lo potete trovare su Steam, su GOG, un po' per tutte le piattaforme, sia PC che Mac che Linux. Io per questa recensione mi sento di aver detto tutto, noi ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti, buona giornata.